È un dato che non riguarda solo la provincia di Pesaro e Urbino, ma un po' tutte le Marche, ma anche la vicina Romagna. Per condizioni, a causa anche delle condizioni meteo che non sono state certamente positive, questa prima parte dell'estate non è stata delle migliori. Ci aspettavamo ovviamente molto di più, ma d'altra parte abbiamo avuto un giugno pessimo anche dal punto di vista meteorologico, per cui era difficile per i turisti e programmare le vacanze o fare i weekend lunghi, insomma. Le aspettative per il mese d'agosto ovviamente non potrebbe che essere così, diversamente potremmo chiudere baracche e burattini, sono ottime, quindi ci aspettiamo il tutto esaurito in tutta la provincia. La nostra aspettativa è però per settembre, ottobre, novembre, cioè per l'altra parte dell'anno, perché ormai da diversi anni abbiamo visto che, grazie forse anche alle condizioni meteorologiche, la fine dell'estate, i primi mesi autunnali sono ottimi, sia per quanto riguarda la costa ma anche per, soprattutto per l'entroterra, grazie anche alle tante iniziative che lì si svolgono. Quest'anno poi abbiamo il traino di Pesaro 2024, che al di là delle critiche ingenerose che alcuni fanno, ma c'è gente che è sempre abituata a fare critiche, quindi non ci sorprende più di tanto, c'è gente, ci sono tanti turisti che scoprono Pesaro, scoprono non solo il mare ma la bellezza di una città e di una provincia dove la ricchezza ambientale si sposa bene con la ricchezza culturale.